la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Sì, sono vestita praticamente sempre uguale in tutti i video. Se non è questa maglietta è quell'altra bianca, o quell'altra bianca, o quell'altra bianca. Sì, la maggior parte sono bianche, o quella grigia, o questa nera. Perché? Perché esattamente questi sono vestiti che di solito non metto per uscire. Quindi li sto sfruttando adesso che sto in casa, chiusa ormai da non so quanto tempo. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. E proprio a proposito di questo, ragazzi, oggi faccio questo video perché ieri, che era esattamente il 18 di aprile, uscita di casa per la prima volta da quando è iniziata tutta questa epidemia del coronavirus e da quando siamo tutti chiusi in casa. Non ero scesa nemmeno per andare a comprare il pane sotto casa, quindi figuriamoci. È dall'8 marzo più o meno che non esco, quindi erano tipo 40 giorni. E precisamente perché sono uscita proprio ieri. Sono uscita ieri perché, ragazzi, giuro che dopo 40 giorni chiuso in casa, stare tutto il giorno davanti al computer o comunque a sentire la musica, giocare a Just Dance, eccetera, mi può far piacere per una, due, tre settimane, ma capite bene che dopo più di un mese diventa noioso e diventa praticamente esagerato. Per quanto mi possano piacere i videogiochi, per quanto mi possa piacere fare video, eccetera, però, ragazzi, capite che comunque è impossibile fare sempre e solo questo tutto il santo giorno, tutti i santi giorni. Quindi niente, ieri ho approfittato del fatto che mia mamma dovesse andare a fare la spesa per accompagnarla. Ovviamente siamo scese con le dovute precauzioni, quindi con la mascherina, potrete vedere poi nelle clip che vi metterò tra poco, e i guanti non ce li avevamo perché ci fa una tipo allergia, diciamo, quindi non li potevamo indossare, però comunque avevamo portata di mano a mucchina e salviettine imbevute. E la cosa che mi ha fatto più incazzare quando sono uscita è che c'erano praticamente tutti anziani in mezzo alla strada, di ragazzi della mia età 5 si contano sulle dita di una mano, e poi ci sono tutti gli anziani che invece dovrebbero stare chiusi in casa. Io capisco che magari non avete nessuno, siete da sole, dovete scendere per forza, però è che caspita, cioè un po' di ritegno. E quindi boh, questa cosa mi ha fatto parecchio incazzare, però almeno sono uscita a prendere un po' d'aria, tra virgolette, anche perché con quella mascherina, diciamo che fino a qua che si appannano tutti gli occhiali, non so quanta aria io abbia mai potuto prendere. Comunque niente, detto questo, ho fatto questa premessa iniziale che è già durata abbastanza, direi che vi lascio le clip e poi ci saranno ovviamente i miei intermezzi che vi spiego cosa sta accadendo, perché giustamente non mi pareva il caso di mettermi a parlare in mezzo alla strada con una pandemia in corso. Sì, ricorderemo i momenti del coronavirus. Non vuoi ricordarlo? Questa è storia. Sto pannotella e non mi canino. Guarda te. No, sì, vedo delle palline. Spesa tutto. Missione spesa completata. Facciamo ritorno a casa. E è stato bello, anche se per poco. We are back at home. Togliamo il giubbino, posiamo tutto ed è finita. Sì. Come avete capito, sono scesa con mia mamma per andare a fare la spesa, per prendere un po' d'aria, perché ragazzi, giuro che non ce la faccio più a stare chiusa in casa. Tra l'altro, guardate le mie condizioni per avere quella cacchio di mascherina fin qua sopra. Però ero fashion.